Da parte dell'ARA, Associazione Regionale Apicoltori Pugliesi, per trasmettere ulteriormente un messaggio, quello che l'apicoltura può essere una risorsa per la comunità e il territorio. Questa serie di incontri si apre oggi qui a Brindisi, ma diciamo in questo posto suggestivo come Invasioni Carlo V. Si parla di due argomenti all'ordine del giorno, da una parte gli aspetti legislativi insomma, del rado in apicoltura, Perfetto. dall'autoconsumo alla produzione per la vendita e poi anche l'anagrafe per quanto riguarda appunto questo settore. Sì, l'ARAP ha chiesto questa collaborazione ad Impuglia. Io sono il direttore di questa associazione di imprenditori e di liberi professionisti. Collaboriamo da tempo. È un po' poi anche la mia passione, l'agricoltura, l'apicoltura, tutto ciò che è legato alle produzioni dell'artigianato artistico, dell'agricoltura, tutto ciò che è legato comunque alla natura. Riteniamo che l'apicoltura sia una delle attività, un'arte, diciamo, collegata all'agricoltura e ha una particolare importanza per noi. L'ape è un indicatore di benessere, come diceva bene l'assessore Pinto prima, un indicatore di benessere dell'ambiente anche. Questa amministrazione tanto sta facendo, tanto ha fatto in questi pochi mesi per l'ambiente. Quello che bisogna fare oggi e ancora di più promuovere questa attività, quindi incentivare tutti coloro che hanno questa passione a diventare piccoli imprenditori, a iniziare un'attività imprenditoriale nel settore dell'apicoltura. Chiaro che è più facile che lo facciano gli agricoltori, quindi diciamo, questo è anche lo spirito dell'iniziativa, parlare agli agricoltori che sono quelli più prossimi alle api, che hanno il maggiore interesse a che le api siano custodite, difese, sono quelli che devono usare sempre meno i prodotti fitosanitari, rivolgersi sempre più ad un'agricoltura biologica, no? Diciamo, questa è l'attività di sensibilizzazione che vogliamo fare con l'ARA. Approfittando poi di avere importanti competenze come quella del dottore Fabio Silvestri, che è un veterinario, a cui si rivolgono per consulenza tutti i soci di ARA. Quindi oggi parliamo di legislazione, di obblighi sanitari e di diciamo, educazione del consumatore ai prodotti delle api, no, non è solo il mio. E quindi diciamo, questa è una tappa, una delle prime tappe. E lo facciamo poi in questo luogo che è meraviglioso, il Bastione Carlo V, che abbiamo voluto fortemente, abbiamo chiesto all'amministrazione e l'amministrazione ce l'ha concesso. E diciamo, ritorneremo su questo luogo perché diciamo, ha la sua importanza, l'acqua, anche l'acqua per le api, le vasche limarie, ora siamo sulle vasche limarie. Diciamo, abbiamo un progetto anche più ambizioso, quello di portare gli apicoltori diciamo, nelle aree da dove veniva quest'acqua che alimentava le vasche limarie, Pozzo di Vito, un luogo nelle campagne di Avani che conosciamo bene, che ha il suo fascino. E chiaro, approfittiamo tra virgolette delle api e poi di questo interesse per la natura, per Quindi, il consumo del miele. si può ben dire, Rino, che è una professione che anche i giovani, no? Anche e Bravo. soprattutto i giovani possono intraprendere. Certo. Oggi vediamo che può rappresentare un'opportunità lavorativa. Quindi ci sono qui nella platea di oggi ci sono molti giovani, ci sono alcune donne, quindi veramente un settore in cui può nascere nuovo lavoro, può nascere nuovo sviluppo agricolo, può nascere diciamo anche, può essere anche un'attrazione per i turisti che vengono qui, oltre che vedere i monumenti, diciamo, gustare anche i prodotti della nostra terra, quindi delle nostre api. Cioè, questo è l'obiettivo, ci siamo riusciti. Devo ringraziare l'amministrazione, in particolare quindi il sindaco, l'assessore Delrico, l'assessore al patrimonio e l'assessore Pinto, che è l'assessore all'agricoltura, che è qui questa sera. Diciamo subito questo bel posto suggestivo, no? È stata fatta questa richiesta al comune, sarà ben accettata da parte sua, del sindaco, dell'assessore che siamo Delrico. Quindi collegato a questa iniziativa sull'apicoltura che deve essere una risorsa, no? Per la comunità e il territorio, e quello è il messaggio che si vuole dare. L'amministrazione comunale di Brindisi, ma non da adesso, anche una precedente iniziativa, ha confermato tutto l'interesse, perché l'apicoltura è collegata anche all'agricoltura. Risorse che devono essere assolutamente riprese per valorizzarle. Certo, noi siamo al fianco di chiunque voglia intraprendere un'attività agricola e farlo nel pieno rispetto delle norme. In questo contesto abbiamo dato questo bellissimo spazio che secondo me è sintomatico proprio dell'attenzione nostra, perché il recupero dell'agricoltura con il recupero dei beni monumentali sembra che non possa legare, ma invece lega, c'è una riscoperta
dell'antichità, dei nostri valori, delle nostre funzioni vecchie. Ormai sappiamo, Andro, che il secondario, l'industria sta attraversando un momento di crisi e non sappiamo se si riprende, però Brindisi è una tradizione agricola che deve essere valorizzata. L'agricoltura deve diventare un impegno lavorativo per i nuovi, per i ragazzi, per i giovani, e quindi iniziative del genere che diffondono la cultura agricola e nella fattispecie quella delle api e del miele hanno il pieno sostegno dell'amministrazione, soprattutto situazioni come quelle di oggi in cui si spiega per filo e per segno quali sono le modalità con cui bisogna aprire l'azienda, cosa bisogna fare, la scia, la dia, quindi sono molto interessanti, anche perché nell'agricoltura a Brindisi esiste un sottobosco, non dico illegale, ma che ha difficoltà ad emergere, e iniziative come queste che spiegano per filo e per segno che non è difficile fare impresa e soprattutto fare impresa agricola hanno tutto il nostro supporto. Iniziative che servono a trasmettere soprattutto un messaggio, abbiamo detto anche prima sia con Rino Piscopiello che l'assessore Pinto, l'apicoltura che poi è legata all'agricoltura può essere davvero una risorsa, no? Ma bisogna capirla meglio, quindi bisogna dialogare e confrontarsi, e questa è una grande occasione con i soci e ARAP questa sera, poi tra l'altro in questo bellissimo posto. Assolutamente sì, perché l'apicoltura nasce come allevamento domestico, perché in passato tutti avevano delle famiglie di api all'interno del proprio giardino. Oggi sta diventando sempre più un aspetto importante per il territorio, per la crescita agricolo-zootecnica del territorio, quindi sempre più giovani si approcciano a questo settore, spesso in maniera professionale, questo è l'aspetto importante, e noi siamo qui come associazione regionale apicoltori proprio per sostenere questi giovani che si approcciano al settore, per permettere la crescita del settore nella nostra regione, che ai noi è tra le ultime per numero di alveari all'interno della nostra nazione. Quindi la crescita di questo comparto è fondamentale, soprattutto nella provincia di Brindisi, nel Salento, nel Tarantino, che sono zone che da sempre vocate all'apicoltura. E il supporto che i giovani ricevono con l'associazione è un supporto che riguarda non solo l'aspetto tecnico, quindi gestione degli alveari, ma anche l'aspetto normativo. Perché oggi la detenzione degli alveari deve avvenire rispettando le norme previste dalle leggi nazionali e naturalmente anche dalle leggi regionali. Noi abbiamo la legge regionale sull'apicoltura, che è una legge regionale giovane del 2014, quindi aggiornata a quelli che sono i tempi, diciamo, attuali. Andrebbe sicuramente modificata per alcuni aspetti, ma sicuramente è una legge, diciamo, più attuale. Si è parlato dall'altro, l'ha annunciato prima, di aspetti legislativi come l'autoconsumo, il passaggio dall'autoconsumo alla produzione per la vendita. Sì, diciamo che c'è stato un passaggio agevolato anche dalla nuova legge regionale del 2014, perché ha introdotto una categoria intermedia tra l'autoconsumo e il produttore professionista, che è la categoria del produttore di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, cioè quell'apicoltore che detiene un numero di alveari superiore all'autoconsumo, quindi un numero, diciamo, di alveari gestibile, limitato, ma comunque che permette una produzione di prodotto vendibile a terzi, quindi a commercianti locali o a consumatori, direttamente al consumatore, e sicuramente è una categoria che permette l'ingresso, quindi il primo approccio a questo settore da parte di giovani che si vogliono avvicinare.